Si ritorna nella sedicesima edizione perché in campo c'è la finale di Nation League dell'edizione 16, quella di Euro 2020, quella vinta dalla Turchia di Ancona. E allora, dopo l'emergenza Covid, queste due squadre non sono riuscite a organizzarsi per la finale che mancava all'appuntamento della Nation League. E allora, l'ex Portogallo, che poi praticamente ha preso le redini della Repubblica Ceca per disputare la semifinale di Nation battendo la Finlandia, giusto, di Napoli, sì, in semifinale, mentre l'Inghilterra, una Nation molto breve, solamente quattro squadre tra le eliminate da Euro 2020 hanno voluto partecipare appunto a questa competizione. E allora l'altra semifinale, appunto, l'Inghilterra che ha battuto gli LSNG, che prima in amichevole prestagione della 17ª edizione ne hanno suonate a Iwelo, anche se per adesso solo in un pre-match. E allora c'è una coppa in palio in questi 60 minuti. Qui va giù Gemma. C'è la coppa della Nation, come abbiamo detto. Vediamo un po' i protagonisti in campo. Per la Repubblica Ceca sbarra Portogallo. In porta Mirko Stavola. Al centro Lucci. Ai lati ci sono Enzo Amato a sinistra. A destra io ho perso un po' i colpi dopo 6 mesi. Maiolo. Centrocampo a tre. Con Festa che è un nuovo ingresso in questo gruppo. Mezzo destro Gemma, mezzo sinistro Gallotti. Avanti Lucci, Lucci. Anzi, Gemma, prudente. Prudente, vero? Anche lui, ragazzi, un po' di tempo. Mi sono dimenticato un po' È a di disposizione. giocatori. C'è di Napoli, c'è Toto a disposizione come sempre. E c'è sempre il loro mister. Buonasera. La formazione inglese, Schiano in porta, novità. Al centro gioca. Come vi siete schierati? A due dietro, pazzi. A tre, ok, quindi Cacciapoti al centro, a destra Magnetti, a sinistra Costantino, centrocampo a tre con. Abbiamo detto il centrocampista centrale nuovo, falso esordio, come ha detto. Ma è il numero 2 centravanti. Dobbiamo sapere il cognome, però me l'ha detto anche prima. Quindi mezzo destro Cardore, a sinistra c'è, vediamo un po', Musella e in avanti Zazzaro, oggi fa l'attaccante. Allora a disposizione invece ci sono Notari, che ha praticamente messo 6-7 kg di massa muscolare. Guardate quanto è diventato grande De Luca, anche lui. Occhio, perché Zazzaro fa 1-0 per l'Inghilterra, mentre stiamo presentando la panchina inglese. Zazzaro fa 1-0. E nemmeno i ragazzini alle mie spalle hanno visto il gol di Zazzaro. Qua c'è un fallo, punizione. Ricciardi fa il play in mezzo al campo della squadra in maglia rossa, in vantaggio l'Inghilterra in questo momento. Com'è andato? Com'è stato il gol, Mirko? Non ho visto. Caccia col sinistro prudente. Respinge Schiano. Palla di là, via, sull'altro campo. Gemma contro due. Musella ruba. Zazzaro. Sale lui. Sterza improvvisamente Zazzaro. Costantino. Col mancino verso Musella. Poi sprinta. E commette fallo. Palla di qua verso Amato. Bravo. Festa. Lungo il pallone per Maiolo, che mette in mezzo, cross che termina direttamente sul fondo. Schiala dal fondo, Festa subito lì in mezzo a respingere il pallone, che torna dalle parti del portiere dell'Inghilterra, che va lungo. Occhio alle mani di Lucci su Zazzaro. Tutto regolare secondo Totonno. Rotolato ai piedi di Lucci Zazzaro. Senza fallo. Salta Lucci. Non passa Cardore. Amato. La tocca lunga. Cacciapoti protegge. Prudente su di lui. La palla termina fuori. Con le mani Cacciapoti. Lucci in qualche modo. Maiolo spara via. Palla che arriva dalle parti del portiere Schiano, che blocca. Ancora con le mani.
in avanti, colpo di testa di Festa, la palla dalle parti di Gemma che palleggia, attaccato da Costantino che ruba il pallone lì in mezzo. C'è anche la ola della platea inglese alle spalle di Schiano. C'è una buona affluenza perché da quella parte c'è la curva inglese, dall'altra invece c'è la curva portoghese. Notari, tocco per Zazzaro, prova a spingere Zazzaro, mette in mezzo raso terra, Savo la blocca, ovviamente l'uomo in più della formazione di Costantino, Zazzaro, più grande di tutti i suoi compagni, oggi terminale offensivo, si carica lui il peso dell'attacco sulle spalle, di Napoli, entrato per i suoi, Gallotti, Festa, De Luca lo insegue, sono usciti Cardore e Musella, sono entrati De Luca e Notari, Notari gioca dietro Zazzaro, Prudente la nasconde due volte al limite dell'aria, ancora Prudente mette il corpo avanti, calcio a Podi, poi Gemma col mancino, gran risposta di Schiano, è andato giù in mezzo secondo il portiere dell'Inghilterra, occhio perché è una bella scoperta a questo punto. Parte il cross di Gemma, secondo palo, Festa al volo, salva Costantino che poi dà uno sguardo ai suoi tifosi alle sue spalle, lo galvanizzano. Lucci, di qua, Gallotti, ringhi a Zazzaro, di Napoli prova a scappare alle spalle di Cacciapoti, Festa. 1-2, ancora Festa, vuole il sinistro, non c'è fallo, rinvia Costantino che ricordiamo in questa edizione la numero 16 ha fatto cadere la porta da centrocampo, stavamo ancora nei gironi. Festa, di là Gemma, Arpiona, punta di avversari, la dà Prudente, come sempre ci mette sempre un po' di suola, Maiolo, destro ancora verso Prudente, palla difficile da gestire, Cacciapoti rinvia, si schiaccia a 4 la difesa dell'Inghilterra, quando difende, Stavola di Napoli, attaccato alle spalle, De Luca mette un piede, la rimessa per la formazione portoghese maglia blu, che solo in semifinale abbiamo chiamato Repubblica Ceca. Ricordiamo, facemmo i calendari, alla fine la Repubblica Ceca non si presentò sul campo, fortunatamente fu sostituita in tempo dalla squadra di Napoli, che in semifinale abbiamo chiamato Repubblica Ceca, che possiamo reinserire come Portogallo nel sito. Gallotti, taglia, Festa, lì in mezzo, rimpalli, Notari la prende, Lucci male, Zazzaro sprinta, mette il corpo avanti, subisce doppia carica, punizione. Calcio punizione, va Zazzaro, due in barriera, prova in mezzo, la palla non passa, Festa. Di fuori Zazza. Prova col mancino il volo di Schiano sulla conclusione di Prudente. È volato con le unghie il portiere inglese. L'avevamo detto, era una bella scoperta e ci confermava la seconda parata dell'incontro qua, colpo di testa di Lucci, fondo. Schiano va col piede. Già due interventi, uno da 7, uno da 8 per Schiano. Cacciapoti interviene in anticipo. Di Napoli ruba la sfera. Sterza sul destro di Napoli, prova, cerca la porta ancora Schiano con le unghie a deviare in corner. Gemma, cross. Colpo di testa di Festa, Notari in qualche modo a disturbarlo, Gallotti si allunga, fondo. Caccia a Voti. 1-2. Poi vediamo un po'. Fallo.
Punizione per il Portogallo di Napoli, traversa piena. Top crossbar per Toto di Napoli. Di ritorno allo Sbordone League dopo 6 mesi per lui. Maiolo cerca un pallone in verticale di Napoli, sponda ancora Maiolo, morbida, ma è fuori. Gallotti si gira centralmente, cerca spazio, allarga il gioco a Maiolo. Ritorna da Gallotti, prova in porta, recupera la posizione Cardore, occhio a De Luca che prova a mettere il pallone giù. Punta due uomini avversari, ritorna Gallotti senza fallo ed è fondo. Amato di Napoli. D'esterno per Gemma. Sterza al limite. Entra col sinistro e Bucaschiano fa 1-1, pareggia il Portogallo. Il mister entra in campo e lo va ad abbracciare, anzi lo solleva. Zazzaro batte lui sul muro, rimessa, si fa con le mani di Notari, viene incontro Cacciapoti, riceve, controllo così così, poi si gira sul sinistro, Cardone incespica sulla sfera, Gemma scappa, poi sul plus e poi vada di Napoli, puntato l'avversario di Napoli col mancino, vediamo un po', calcio d'angolo. Mette in mezzo di Napoli, allunga bene Costantino, poi festa per Gemma in area di rigore, cerca il sinistro, pennella dentro, Notari svetta. Di Napoli, gran recupero di Zazzaro. Gallotti mette il pallone fuori. Notari. Cercato Zazzaro, palla lunga, imprecisa con le mani. Amato per Gemma. Festa. Un po' di spazio, può anche calciare, vada di Napoli, 1-2, prudente, tocco dentro, Schiano, blocca, palla di Luca, col mancino dove non c'è nessuno dei suoi compagni, e allora Amato, Gemma centralmente, palla a Cardore però, sbaglia il palleggio, la chiama a Stavola. Si va con le mani, direzione di Napoli, svetta Notari. De Luca contro Festa. Centrale, Musella. Aggredisce Amato, palla che sbuca le parti di Festa. Ancora di Napoli, puntato Notari, si va di là. Gemma di prima, salta Cacciapoti, ancora Gemma. Stavolta bene per Prudente, 1-2. Fondo. Lucci. Gallotti. Festa, accoglie, sale un po', 1-2 con Di Napoli, non è destro, ancora palla di Napoli, arriva Prudente, 1-2, destro Schiano, salva, De Luca, lotta di Napoli su di lui, Musella allontana, aggredisce ora il Portogallo, con Amato che di tacco, serve Gallotti, in un buon momento la squadra di Napoli, Prudente. Arriva Costantino che prende tutto, poi rinvia sulla corsa di Zazzaro, Lucci in qualche modo. Festa, lotta lì in mezzo, Gallotti si allunga troppo. Amato chiede calma di Napoli, palla per lui. Sterzadini, tocco per Gemma, ancora Costantino col sinistro, mette in rimessa laterale. Arriva, arriva, arriva. Festa prova, fondo. Cacciapoti, va centrale. Resiste. Il centro della pista è maglia rossa, poi mette fuori Maiolo. Gallotti raso terra. C'è una respinta di Schiano, poi rimpallo su Cardone, poi rinvio. Maiolo gestisce e torna alla tavola. C'è di Napoli largo, Stavola preferisce ritornare a destra da Maiolo. 1-1, la finale di Nation League edizione 16 dello Sbordone League, una parentesi in questa settimana di pre-season dell'edizione 17.
Palla di Napoli che prova il controllo a seguire, c'è il rimpallo fondo. Cacciapoti, palla lunga ma centrale, Gallotti la arpiona. Prudente rovesciata per Di Napoli, Schiano. Magnetti, ragione, giusto, l'ho chiamato, sto chiamando Cacciapoti, almeno 6-7 di voi. E Di Napoli sul fondo invece Gemma, anzi Prudente, sul tocco di Dini. Magnetti, lungo linea, prova ad andare via, Cardone, punizione. Sciabolata di Magnetti, poi una carambola e poi il rinvio di Gallotti. Attende il rimbalzo giusto Gemma, ma arriva per primo Notari. Licciardi concede la rimessa, poi Gemma sbaglia, allora Notari. Ora Licciardi, centralmente Ermusella, arpiona Gallotti e se ne va Gemma. Tocco per Prudente, cambio a piede con un tacco di Napoli, puntato Magnetti. Finta di Dini, dentro sotto le gambe dell'avversario. Gemma al limite, l'allunga ancora Prudente che prova a nasconderla, la palla è sempre lì, arriva Amato col sinistro, faccia su di Napoli. I due poi se ne dicono qualcosa. È il primo tempo, termina 1-1 in questa finale di Nation League tra Inghilterra e Portogallo. Andiamo a sentire qualcuno. Allora, dopo tantissimi giorni torna il mio volto allo schermo, torna anche Notari che è diventato più alto di me in quarantena. Cos'hai mangiato? Cos'hai mangiato? La tua dieta in questi 6 mesi? Tanto allenamento a casa da solo e un po' di dieta per mettere un po' di massa. E infatti sei diventato 1,73 m ormai. Senti Notari, buon primo tempo da parte di tuoi che avete segnato, siete passati in vantaggio, poi avete subito qualcosina, il vostro portiere ha risposto presente con 3 interventi da campione. Cosa ci vuole per portare questo trofeo a casa che è lì a terra e aspetta solamente di essere alzato da 6 mesi? Cosa serve? Più organizzazione della squadra. Senti, Zazzaro sta giocando bene, secondo te è l'uomo che dovrebbe portarvi lì sopra? Zazzaro è un fenomeno, però si fa vedere troppo poco secondo me. Allora, facciamo in bocca al lupo a Notari per il secondo tempo per il sua Inghilterra. E allora sta per cominciare la ripresa tra Portogallo ed Inghilterra, partita valida per la finale di Nation League dell'edizione 16. Siamo tornati un po' indietro nel tempo, in questo pomeriggio di domenica 13 settembre, il giorno delle amichevoli della 17esima edizione. Tra una settimana iniziamo con il classico Temas Bordoniano, le classiche leghe, le 36 squadre a darsi battaglia per il 17esimo titolo targato SL, dalla Star alla Titanium, passando per la Gold e la Platinum League. E allora intanto qua un gol di Prudente, anzi di Gemma, e un gol per Zazzaro tengono il risultato sull'1-1. 3 grandi interventi di Schiano per gli inglesi. Di Napoli deviata, angolo, ci sarà calcio d'angolo per il Portogallo, batte di Napoli. Parte il cross, Schiano con i pugni, poi Prudente, rimpallo, carambola, Zazzaro spazza via, c'è gioco fermo. Dopo questo match un'altra amichevole, sarà la volta di due squadre della prossima Gold League, Los Dragões di Ugo Ancona, che si sono laureati campioni della scorsa edizione giocando con la maglia della Turchia, affronteranno il Real Madrid. Lancio di festa, innocuo, blocca Schiano. Cardone, Notari, ancora Cardone, Gemma, spalla e spalla, poi Musella, la tocca, festa, Gallotti, Amato, ottima uscita di Magnetti, poi festa allontana, rimessa laterale battuta, Zazzaro rincorre su festa, la palla esce fuori, stavola, ancora Magnetti. Poi alza Amato, Gallotti, così e così, Notari, Gallotti recupera, un piede un po' largo e teso. Vediamo poi di seconda, perché comunque gamba tesa secondo Totonno. Zazzaro, la palla non scende abbastanza.
Palla che termina ancora in rimessa laterale dopo la rimessa battuta a Stavola, e però per il Portogallo con le mani. Allora Amato ricomincia da Maiolo, anzi da Festa ultimo uomo. Morbida verso Di Napoli, il controllo è quasi meraviglioso. Caccia Poti, ruba, sale lui. Gallotti ruba, Di Napoli, col tacco se ne va. Ottimo spunto di Di Napoli. Palla di qua, Cardone in uscita, mette fuori. Maiolo con le mani, Gemma contro Costantino, c'è fallo di Davide. Batte Festa, col mancino. Lunga per tutti. Schiano dal fondo, palla da questo lato del campo, attacca Maiolo, attacca anche Zazzaro. Vediamo un po' di chi è il pallone, la palla è sul fondo. Ancora dal fondo, caccia Poti, spara un meteorite in avanti, Festa di testa, arriva Lucci, controlla di petto, lo attacca il suo avversario, palla di là. Occhio a Di Napoli che vince il rimpallo, Schiano blocca, occasione per il Portogallo. Schiano va a mani piedi, la palla rimbalza a terra, Zazzaro controlla due volte di testa, attacco di... Poi il pallone che sta per uscire, rimessa per Costantino, che batte. Licciardi, attaccato ancora da Maiolo, ancora lui con le mani. Dentro, salta Zazzaro a spizzare. Poi al volo Costantino, quasi, prima volto di prudente. Quasi super rimpallo sulla cam, sfiorata. Allora ancora Davide, il capitano, con le mani nell'aria. Palla che rimbalza, Festa, occhio a Musella che alza questo pallone. A De Luca al volo! Fuori di nulla. Occhio ora all'Inghilterra. Lucci forse con un fallo la riesce a dare Licciardi. Ancora De Luca. Col sinistro Stavola, ricordiamo che De Luca ha un mezzo piede fatto male, ha subito un intervento a luglio. Caccia Poti al volo, palla che torna in area di rigore portoghese con Musella che si lancia a rincorrere questa sfera. Se nel primo tempo aveva fatto vedere qualcosa in più la formazione di Stavola, in questa ripresa forse l'Inghilterra sembra aver iniziato meglio, prudente. Lucci non riesce a tenerla, Di Napoli col tacco, recupera bene, Magnetti che sale, Festa. Ancora Magnetti, la palla è lunga. Numero di Gemma che se ne va ai danni di Costantino che prova ad attaccarlo. Punizione. Va prudente col sinistro, smanaccia Schiano, rinvia Licciardi. Poi al volo Maiolo. Prova a recuperare Amato, De Luca. La palla rimbalza e termina in rimessa laterale per i portoghesi. Se il risultato di parità persisterà per tutti i 60 minuti si andrà direttamente ai calci di rigore. Stavola con le mani, petto di Gemma, palleggio su Musella, l'alza Licciardi, si gioca un calcio strano e poi si lancia Licciardi, troppo prudente. Lucci col sinistro, palo gol, piegata la mano di Schiano, trova un gioiello Lucci, 2-1 Portogallo. Zazzaro in porta sul muro del Portogallo, Costantino, De Luca, ribaltone in questa finale di Nation League. In questo momento la coppa ai portoghesi, mentre prova a entrare in area di rigore Zazzaro, prova col destro, fondo. Maiolo, raso terra, Gemma, entra dentro al campo, ma c'è la deviazione, ora Zazzaro, va giù, punizione. Zazzaro, tre in barriera, attento Stavola. Prova Zazzaro, alta. Festa, col mancino, salta Costantino. Musella non può evitare la rimessa. Ci sono i cambi, rientrano Notari e Cardone. Escono Musella, vediamo un po'. Prudente, sistema, col sinistro. Schiano, vola. Gallotti,
Lontana Magnetti. 12 minuti alla fine, c'è un'eternità da giocare. Risultato in bilico, sempre solamente di una rete il vantaggio di Portogallo, che ha subito l'1-0 da Zazzaro e ha risposto al pareggio nel primo tempo e gol nella ripresa. Notari, due su di lui, la ruba Gallotti, fa partire Prudente, un po' sbilanciata la formazione inglese. Prudente sterza due volte, tre, inizia a correre per tutto il campo, poi cerca questa parte gol Gallotti, che ritorna da Mirko Stavola, che va a destra, anzi a sinistra, D'Amato, che poi va lungo linea di Napoli. Un po' di suola, entra dentro al campo e va da Lucci, che triangola con Amato. Ancora a recuperare Magnetti, che lotta, palla che si alza improvvisamente, spalla di Gallotti, tutto regolare lì in mezzo. Ai ai ai, qua c'è un fallo, c'è anche il giallo per Prudente. Cacciapuoti prova forte dentro, doppia deviazione, vediamo di chi è l'ultima deviazione. Calcio d'angolo, calcio d'angolo, Cardone dalla bandierina si avvicina a Cacciapuoti, il tocco è corto, sterzata di Cacciapuoti che al limite prova in porta, festa Mura, Notari, Gallotti riesce a trovare Prudente che col tacco prova a smarcarsi, Magnetti ringhia due volte e poi alza via. Stavola in avanti, Di Napoli deve fare tutto il campo per provare a prenderla e riesce anche a tenerla in campo. Si allunga Cacciapuoti, gran partita per lui, ancora Cacciapuoti a tutto campo, si allunga ancora, stavolta festa ruba, poi Gallotti in qualche modo prova a lottare Licciardi. Batte Schiano, lunga, salta Lucci, addomestica così Prudente, sceglie Di Napoli, c'è fallo, lancio di Cacciapuoti, Stavola la tiene, occhio che la perde, c'è fallo di Zazzaro. Scende Lucci, Di Napoli e poi Magnetti che recupera e va centralmente, Notari prova l'aggancio, ancora Notari, Gallotti mette fuori, sarà rimessa per Costantino, dentro nell'aria, Amato in qualche modo, poi c'è fallo su Lucci. Aia il passaggio, anche se Di Napoli recupera per Prudente, va ancora Di Napoli, mette il piede Magnetti, concede la rimessa laterale a Portogallo. Maiolo allunga il piede Cacciapuoti, Amato di testa, Di Napoli evita l'uscita del pallone, poi Magnetti mette rimessa laterale, Di Napoli la batte, anzi concede la rimessa ad Amato. Qualcuno nell'area? No, Cacciapuoti respinge, Maiolo anche di testa, palla lunghissima. Maiolo alza, Zazzaro controlla, contro due, esagera, Lucci esce, Zazzaro gran recupero, ritorna su questo pallone, va giù, punizione. Respinge Stavola sulla conclusione di Zazzaro, se l'è procurata lui, la punizione, ha calciato anche bene, volato il portiere portoghese, pochi interventi per lui in questo match. Punizione, anzi calcio d'angolo, parte De Luca, dentro salta Gallotti, poi la trova col sinistro, la palla che viene risputata fuori dal Portogallo, De Luca rientra sul sinistro, prova dentro, Zazzaro la tiene, difende la sfera due volte e poi però la perde Amato. Si siede sul pallone, c'è punizione in due. Tocco per Zazzaro, esce Gallotti con le mani Cacciapuoti, si coordina Zazzaro, fuori di nulla, stava pescando il jolly Zazzaro qua a numero,
ditemi, questo è il numero mio. Sta pescando il Jolly Zazzaro con una rovesciata uscita di pochissimo. Saltalucci, lì in mezzo Gemma e Musella. La trova Prudente, che entra in aria. Fino in fondo Prudente, scavetto e 3-1 per il Portogallo. Bastarda, fammucco. Oh, sì. Allora, io non mi vedo. Va, va. Zazzaro deviata, 3-1 Portogallo. Stavola non evita il calcio d'angolo, batte De Luca. Siamo entrati nell'ultimissima fase del match. Per adesso la Nation passa dalla parte e nelle mani di Capitan di Napoli. Palla dentro, colpo di testa a uscire di festa De Luca, destro che gira in mano a Stavola, che va a mani piedi trovando Prudente, ultimo uomo c'era Licciardi, poi Musella non trova il pallone, lo trova Festa. Rimessa con le mani Festa di Napoli. De Luca la ruba, sale De Luca, occhio che rischia, c'è punizione. ...180 secondi di recupero, chiamato Dodonno. Occhio perché c'è un errore, allora Prudente, 4-1 Portogallo. Zazzaro prova a scendere da solo, sterza, tiene ancora il pallone. Ancora Zazzaro, cerca spazio per la conclusione. Va da Costantino, che arma il sinistro rasoterra. Stavola la blocca. Mani piedi. Stavolta non c'è nessuno. Occhio a Cacciapoti, che tutto solo concede un corner quasi inutile. Zazzaro cerca spazio per il destro. Murato. Poi scivola. E ancora Zazzaro a riconquistare, va col destro, fuori di nulla. E allora termina con il risultato di 4-1, il Portogallo vince la seconda edizione della Nation League nella 16ª edizione dello Sbordone League, battendo l'Inghilterra appunto 4-1. Capisco che ti nervosi, però mi nervosisco pure.